Bentrovati a questo nuovo filmato. Realizzeremo questo oggetto di cui qui vedete due viste in proiezioni ortogonali. Il metodo utilizzato è il metodo americano. Il foglio è 1:4, scala 1:2, 120, quindi unità di misura sicuramente i millimetri. Ciò detto, se questa è la vista principale dell'oggetto, metodo americano, questa è la vista da destra. E diciamo, confrontando le due viste, direi che questo profilo qui, questo profilo esterno che c'è visibile nella vista principale o vista che sta a sinistra, è il profilo che diciamo più descrive l'oggetto. Poi su questo profilo, una volta che l'abbiamo estruso per una larghezza, per un'altezza di 48, andremo a fare queste altre lavorazioni che sono questo scasso che vedete presente qui, in questa superficie qui e qui questo dente che manca, questa asola che è questa, sono queste linee nascoste e poi qui ci sarà non visibile se non con linee tratteggiate un foro, ma comunque sulla superficie sotto lo possiamo fare. Quindi solito sistema, allora andiamo in apertura di un file nuovo. Lo facciamo con i soliti prototipi, uso questo e i millimetri e ok. Poi andiamo in apertura anche, file nuovo, di un file, nuovo, eccolo qua, questa volta di disegno e lo facciamo, questo file di disegno per le proiezioni ortogonali di raffronto, lo prendiamo con millimetri ISO. AM, metodo americano, quindi prendiamo questo file qui. Bene, adesso ci organizziamo le nostre solite finestre, affianchiamo verticalmente e poi prendiamo questo disegno e lo portiamo in questa situazione qui. Ok, quindi qui abbiamo l'oggetto che dobbiamo fare, qui il file di parte su cui faremo l'oggetto e qui la nostra proiezione ortogonale. Dove mettendole, appena abbiamo fatto qualcosa nel file di parte, nel file del modello, metteremo le stesse viste e quindi avremo subito un riscontro visivo di delle operazioni che facciamo nel file di parte. Il metodo è lo stesso, è quello che ho usato in tutti gli esercizi che avete visto di questa playlist e quindi lo applico anche qui. Allora, abbiamo detto che partiamo da questa vista, da questo profilo, da questo contorno che io farei nel piano XZ. Allora, file di parte, cliccato per renderlo attivo, fa piano XZ, costruisci schizzo, lo mettiamo in frontale e facciamo una serie di linee. Che più o meno saranno il nostro oggetto. Ok, perfetto. Adesso lo andiamo a chiudere. Qui tutti questi punti gialli sono i punti di coincidenza. Incominciamo a mettere 36, 24, 24. Quindi 60, altezza 84, lunghezza 120, quota. Questa la facciamo. Ecco, qui dovrei fare una quota allineata. Allora, prima di fare la quota, scusate, solito discorso, incominciamo a mettere i nostri vincoli, orizzontale, perpendicolare, almeno questi tre segmenti li fissiamo. E anche questo che è perpendicolare. 120. 120 si scalerà. 120, abbiamo detto 24 più 36, 60 più 24, 84. Quindi 1, 8, 4, 8, 4. Poi 30. E 10.
dobbiamo mettere questo punto. Allora, diamo un'occhiata: 75 ad altezza 24 più 18. Allora, qui quotiamo. Quotiamo 75 da questo punto a questo punto. Quota, vediamo se riesco a farla. 75, potevo fare anche l'orizzontale di questo segmento. Poi andiamo a inquadrare un po' meglio. 75, qui ci dice anche che è 42, quindi posso usare questo 42, che comunque è 24 più 18. E quindi questo punto si trova a 42. Quota. Da qui devo fare invece i punti 42. Diciamo che questo contorno l'abbiamo fatto, infatti mancano solo due quote che sono il posizionamento. Io direi di mettere questo punto nell'origine, coincidente col punto centrale. Quindi inquadriamo, settiamo la vista. Allora, chiudiamo. Lo schizzo è a posto, è completamente vincolato. Settiamo la vista, la casetta come ok. Perfetto, andiamo a estruderlo di 48. Allora, 48. Torniamo qui, estrusione 48, la facciamo simmetrica. Andiamo a recuperare il solito pannellino che è finito nell'altra finestra. 48, simmetrica, ok. E questa prima lavorazione è fatta. E allora, prima di fare la proiezione ortogonale di queste, esattamente di queste due viste, quindi della vista principale sceglieremo questa, cioè questa, e della vista da destra col metodo americano, che è il metodo che troviamo anche qui. Andiamo a salvarlo. File, salva col nome, part 2, part 1, M 2019, part 1 tratto in basso 2019 09 02 M film, porca miseria. File, salva col nome. Filmato. Ok. E adesso andiamo qui a proiettare, quindi abbiamo detto base questa, e già che ci siamo mettiamo subito anche la vista da destra. Ok. E almeno per queste poche linee che sono presenti qui nelle proiezioni, diciamo che non abbiamo nessun tipo di problema. Adesso andiamo a costruire questo scasso 18 per 36. Per 36 sta a distanza 42, quindi su questa faccia andiamo a fare via schizzo, andiamo a fare un rettangolo, ok, che mettiamo a distanza di 24, poi in cui mettiamo questo spigolo coincidente con questo spigolo, è alto 36, 36. Poi di qua, allora direi che qui mettiamo un vincolo di perpendicolarità. Non con lo spigolo, ma con la curva, perfetto. E anche qui mettiamo un vincolo di perpendicolarità. E a questo punto è una sola quota quella che mi serve, cioè la lunghezza. Allora, facciamo un bel mestiere. Trasciniamo questa fuori, inquadriamo e andiamo a mettere per non lasciarlo, potrebbe essere più che sufficiente per fare il rientro da 18, uno scasso da 18. Però diciamo che non lasciamo mai non vincolati completamente gli schizzi, e qui mettiamo una misura che è più o meno quella suggerita dopo aver trascinato la riga di 150.
Lo schizzo è completamente vincolato, concludi schizzo, mettiamoci in questa situazione e facciamo un'estrusione di questo a tagliare per 18 questa quota qui. Quindi 18, ok. Andiamo qui, aggiorniamo e vedete che sono nate sia questa che questa e di qua diciamo che l'oggetto, tranne le linee nascoste, è praticamente finito. Vuol dire che sostanzialmente sulle facce che stiamo inquadrando, su questa faccia non ci sono altre linee da altri spigoli da rappresentare, però qui abbiamo ancora l'asola da fare e il foro, questo foro da fare. Allora, andiamo a costruirci la nostra asola. Quindi torniamo qui, schizzo su questa faccia, inquadriamo, costruiamo la nostra asola. Qui si è bloccato tutto, facciamo 3, ok, sbloccata in maniera Brutus, l'asse è orizzontale, allora incominciamo a mettere l'asse orizzontale, ipervincola lo schizzo, qui ci è andato a finire con qualche tasto sbagliato o qualche, già qualche vincolo, allora è questo 3 che è sbagliato, eliminiamolo. E rimettiamo a posto. Ok, poi ha un raggio 9 e il primo centro si trova a 21. Allora, quota 21 è lungo 30. Ed ha raggio 9, ancora ce ne sono due di quote, quindi mettiamo questo, e questo è un raggio, mettiamo 9, 9, perfetto, e poi la sua posizione che è in mezzeria di questo 36, quindi 18 dallo spigolo sotto, quota, e qui a qui 18. Oppure potevo allineare l'asse col punto di mezzo di questo segmentino qui. Ci siamo, è correttamente sistemata, lo schizzo è completamente vincolato, mettiamoci in questa situazione, concludiamo lo schizzo ed estrudiamo a tagliare e questo fino a, oppure facciamo tutte le facce, che facciamo prima perché vedete si vede fino a dietro e quindi tutte le facce. Diamo l'ok, ok, andiamo qui e tocchiamo un attimino, abbiamo quindi la nostra asola, lunga 30 e è posizionata a 21, è un po' più lunga forse. Boh, adesso quando metteremo le quote vediamo se abbiamo sbagliato a digitare qualche cifra mentre la facevamo, però è posizionata corretta, è posizionata anche corretta sulla, come linee tratteggiate sulla vista da destra e quindi ci rimane soltanto da fare il foro sotto. Allora, il foro sotto, andiamo nella parte, facciamo un punto. Avvia schizzo 2D su questa superficie, un punto, diamo l'ok, ok, anche se non l'ho ancora vincolato, lo vincolo subito e a distanza 36 da dietro, quindi quota 36, così l'ho posizionato già al foro. E 15 dalla parte non scassata, senza, quindi 15 da qui dietro. Completamente vincolato, concludi schizzo e andiamo a fare il foro che parte da questo punto di diametro 6. Quindi foro qui. Allora, è un foro semplice di diametro 6, altezza diciamo che è non tutte le facce, non una distanza, ma fino a, ed è fino a
l'asola. Allora giriamo l'oggetto fino a questo piano. Diamo l'ok e anche il foro dovrebbe essere stato fatto. Diamo un'occhiata da sotto, perfetto. Andiamo nelle nostre proiezioni, tocchiamole e il nostro file con le proiezioni e vedete comparire le linee nascoste. 1 e 1, 2 e finisce anche correttamente, finisce correttamente. In teoria l'esercizio, il pezzo è completo. Ora, per essere sicuri che abbiamo la stessa identica, lo stesso identico modello in relazione a queste proiezioni qui, andiamo a mettere le stesse quote. Allora, cominciamo a mettere gli assi, quindi qui sotto annotazione, assi. Mettere questo asse qui. Ho preso il punto, vedete che quello che è successo, quindi rifaccio l'operazione. Asse, non prendere punti medi se non fa strani scherzi. Asse, allunghiamolo, allunghiamolo. Ancora gli assi, ce ne sono ancora da mettere 1, 2 e 3. Allora qui non lo vado a mettere. Oddio, potrei anche metterlo, anche se finisce per sovrapporsi e poi vedersi poco, mentre qui sotto invece direi che lo possiamo mettere, nel senso. E quote? Allora, quota, questa, 120, ce ne mettiamo altre, quindi la stacchiamo un attimo. Questa è la prima, questa è la seconda e questa è la terza. Le solite unità di misura, gestione, edito stili, tiriamo via gli zeri, scusate, unità di misura, gli stessi, il discorso dei soliti zeri, zeri finali, via e via. Salva e chiudi. Ok, poi 36 sull'asse, torniamo a annotazione, quota, quindi questo asse da qui. 36 e poi 21 e 30 questo asse, non l'angolo, l'asse, ci siamo, quindi da qui a qui, vabbè. E anche qui ci siamo, quindi 120, 36, 24, 24, 36. Quindi la mia idea che ci fosse qualche problema sull'asola era solo un'idea. 24, 36, 24, raggio 9, raggio 9, 10. Trenta e 75. Diciamo che stiamo mettendo tutte quote che ci dicono che abbiamo l'esercizio, l'abbiamo fatto correttamente. Allora qui devo fare da punto a punto. Da qui a qui 75, corretto, 10. Queste le ho messe tutte. Quindi qui ce ne sono 4 più 3, ta, ta, ta. Andiamo sulla vista, quindi la vista principale, quella che abbiamo preso come principale. Ci siamo, 48. E lasciamo lo spazio per il diametro. Ok. Diametro 6. Perfetto. E qui ci manca anche la quota di posizione, allora il diametro 6 lo mettiamo qui, 48 lo spostiamo qui, ancora un po' più in giù, 48, diametro 6, e
E mettiamo la posizione 15. Ok, questa la porto fuori, più leggibile così. 42 tra questo spigolo e questo spigolo. E 18 lo scasso, e dopodiché tutto quello che dovevamo mettere di quote l'abbiamo messo. Il disegno rispecchia perfettamente il disegno del pezzo che abbiamo modellato leggendo queste proiezioni ortogonali. Rispecchia perfettamente disegno e quote rispecchiano perfettamente l'oggetto in proiezione ortogonale assegnato. Direi che anche questo esercizio è finito. Al solito mettete un bel like, spero vi sia piaciuto, spero vi sia utile, mettete un bel like se è successo, se vi, appunto, se vi interessa la cosa, ma iscrivetevi, mi raccomando di iscrivervi, iscrivetevi al canale e fate iscrivere al canale e ci vediamo, buon lavoro e ci vediamo al prossimo filmato.